Benvenuti dolcette passanti, io sono Air. Io sono Kel e queste sono le Air Kel Adventure. Ah, siete tornati finalmente, siete tornati, in realtà siamo tornati tutti, però va bene. Adesso finalmente il microfono passa a Air, che non vedeva l'ora di dare la voce a Air Kel e alle sue milioni di pensieri pattume. Madonna santa, la cosa triste che infatti è che qualche mese fa dicevo, ma è un po' che non faccio Air Kel, mi manca. No, non è vero, adesso che siamo qua, che stiamo registrando, non mi manca più. No, beh, comunque dai. L'abbiamo preparata apposta per voi con questa bellissima tenuta e le Crocs. Sì, perché sono fondamentali. Classico stile Eric. E niente, quindi in questo episodio andiamo al cinema, Kel. Sei contenta? Sì, ma non voglio andarci con lei. No. No, sono curiosa, è da un po' che non giochiamo e quindi è da un po' che non provo odio nei suoi confronti. E quindi... intanto bisogna risvegliare questi sentimenti salubri. Sì, esatto, perché cioè, New Gen, la protagonista, cioè nell'episodio gli ho fatto anche un complimento, quindi Madonna, non va mica bene questa cosa. No. Poi Keloir in Sweet Elite, cazzo, è l'unico protagonista che sembra avere... non solo mezza nocciolina, ma tre quarti. Esatto. Quindi, e poi c'è Tadashi, quindi compensa tutta la nocciolina mancante. Esatto. E al tutto il resto, quindi ci sta. E quindi Eldaria... lasciamolo. Eldaria ha un nonsense piacevole. È così nonsense che lo apprezzo. Okay. Questo è solo nonsense. Questo, e lei puzza. Sì, cioè, no, questo proprio... Il pattume è andato male. No, poi adesso voglio dire perché mi manca Nathaniel... trafficante, droghiere. Ah, già, giusto. Nathaniel droghiere mi manca. Okay. Perché dopo sono tutti così. Oh mio Dio, siamo tutti felici. Oh mio Dio. No, invece qua. No, io spaccio. Io basilico. Spaccio. Vai. Episodio 13. Riconnessione. La connessione è finalmente tornata. Tu... peggio per noi. Si stava tanto bene senza. Tu e Chani avete tante cose da raccontarvi. E c'è qualcun altro che vuole vederti. Un'ottima occasione per parlare e ritrovarsi al buio. Cominciamo. Non sono più single già da vari giorni. Le lezioni sono ricominciate e stranamente non è cambiato niente. Già la prima frase io la mando a fanculo. Sì, cioè è una frase veramente di merda. Io per di più all'inizio l'avevo letta e non l'avevo capito. E avevo letto sono di nuovo single da un paio di giorni e ho pensato in che senso? Quando è che ci siamo messi insieme e quando è che ci siamo mollati? Esatto, facciamo un attimo recap. Esatto, quindi non lo, cioè, Kelir, Erkel, please. Non ho ancora avuto tempo di vedere la mia ragazza da quando abbiamo ufficializzato le cose tra noi. Domanda di recap per la mia memoria. C'è stato quel momento in cui odiavamo l'amica di Priya con la pizza? Sì. Ok, bene. Il termine continua a sembrarmi strano. Chiamala in un altro modo. Amica. Compagna o convivente del corridoio? No, perché tanto non si vedono. Ah, è vero, non si ha mai, perché le porte, sappiamo benissimo, sono le porte in universi paralleli, quindi una volta la apri ed è il ponte per Terabidia. Esatto. La volta dopo è Narnia, la terza volta forse Priya, ma nel passato dove c'era la tizia della pizza. Sicuramente. Basta lavorare la tesi, stamattina ho fatto abbastanza. Arrivano le vacanze e ho l'impressione che non saranno per niente di riposo. Che vacanze? Di Pasqua. Penso. Guarda, la luce che entra alla finestra potrebbe essere anche le vacanze del siamo morte. I professori ci mettono così tanta pressione. Le vacanze sono una vera benedizione per chi deve finire la tesi. Vado a fare due passi prima dell'inizio delle lezioni. Ho guardato il cellulare sul letto. No, non mi serve, visto che ancora non c'è rete. Cazzata fotonica, ma se non è il telefono con te, come fai a sapere che torna la rete? Sì, ma infatti, poi metti che torna, ce l'hai con te. Va, fa culo. È strano come abbia fatto l'abitudine a fare a meno di internet e del cellulare. Non ci hai fatto l'abitudine, hai creato un caso di stato, ti sei quasi mollata con tutti quelli che conoscevi. Sì. E ancora un po' hai pugnalato la schiena a qualcuno. Considerando che prima comunque non lo usava. Esatto, quindi lei non si è disabituata a qualcosa, non ha mai avuto un'abitudine in primis. Quando ho bisogno di un'informazione vado in biblioteca. Quello che è duro è non avere notizie di mamma e papà. Quello che è duro lo sappiamo tutti che cos'è, ma non vogliamo che in questo momento accada. Come direbbe Michael Scott di The Office, l'ha detto lei. Ma sono sicura che uno di questi giorni li vedrò arrivare qui. Saranno così in pensiero. Ma non è una frase bella da dire, eh? Vuol dire che i tuoi genitori non ti sentono da tre giorni e stanno già facendo una spedizione tipo crociate per venirti a salvare. Io sarei molto preoccupata. Ma parecchio preoccupata. Cioè, da quant'è che siamo senza internet? Tre giorni? Non lo so, una settimana secondo me. E amen.
Anche le aule sono più vuote del solito. Molti studenti non sono più venuti a lezione da quando non c'è rete. Eh beh, effettivamente se non scrocchi il wifi dell'università, che cazzo ci vieni a fare all'università? Come Chani, per esempio. Spero che anche lei stia bene. Chani non mi sembra una che non viene all'università per via della rete. Secondo me c'è un altro motivo e forse in quel caso è giusto che tu indaghi. Comunque, cioè, mi fa ridere tutto sto caso di stato attorno al fatto che manchi la rete e internet, quando in realtà noi proprio il cellulare non lo usavamo manco prima. Cioè, Lisandro a confronto lo usava di più e lo perdeva 3 volte al giorno. Lui lo perdeva perché lo usava, noi non ce l'abbiamo in tasca e facciamo finta di non averlo. Appena uscita dall'ascensore, Alexi mi è saltato addosso. Erkel, la connessione è finalmente tornata. Cosa? No, davvero, proprio oggi che ho lasciato in camera il cellulare. Mi tocca tornare indietro a prenderlo. Wow, sì, è quel corridoio magico. Sì, se solo me lo fossi portata dietro la prima volta. In pochi secondi la notizia ha già fatto il giro del dormitorio. Ho visto tantissimi studenti affrettarsi a prendere il loro cellulare per assicurarsi che fosse vero. Scoprì che era una bufala. Esatto. Vado a prendere il mio cellulare. Grazie, Alex. Sei stato utile come un foglio in bacheca. Come quello che è lì da mesi. Perché quello è l'ingresso del Daria. Ah, giusto. Okay, giusto, l'ingresso del Daria è tramite la macchinetta delle merendine, giusto. Ovviamente. Ed è vero, il mio cellulare ha 2 tacchi di segnale. Stento a crederci. Ho provato a connettermi a internet. Funziona! Che poi forse ho capito perché è saltato internet. Perché prima che saltasse era uscito il video di YouTube di Cassia. Ah, dici che hanno fuso la rete con i Crowdstorm. Che la gang bang in foresta ha mandato in crash tutto quanto. Bene, la prima cosa da fare adesso è chiamare mamma e papà. Ho fatto subito il loro numero. Tesoro, sono così sollevato di sentirci al telefono. Ho provato a chiamarti per 3 giorni, ma so che non caghi paura il telefono. Quindi ti ho dato a mucchio. Ma penso fosse saltato in tutto lo stato proprio. No, ma io do per scontato che i genitori di Erkel la chiamino così spesso. Solo che Erkel non risponde mai, quindi loro l'hanno chiamata in questi giorni, non rispondeva e loro hanno detto, beh, tanto non lo fa mai. Ok, mi sembra onesto come cosa. Mamma, tutto ok? È appena tornata la rete, ero in pensiero per voi. Oh, ma guarda che non sono mica, non fanno parte mica di emergency in guerra, eh? Vivono in un appartamento da qualche parte, probabilmente sono anche pieni di soldi. Sì, probabile. Noi siamo benissimo, stai tranquilla. Ci dicevamo appunto che saremmo venuti a trovarti nel weekend se le cose non fossero tornate alla normalità prima. Bello che non si sentivano al telefono. No, Erkel fa, oh mio Dio, devo andare da loro. E lei nel weekend andava da loro e loro, oh mio Dio, dobbiamo andare a trovare la nostra figlia. E andavano dall'altra parte. Poi arrivavano lì, ma dov'è Erkel? E Erkel arrivava, oh mio Dio, sono morti. Esatto. Non ci sono più. Han cambiato casa. Ne ero sicura. Beh, cosa vuoi? Non potevamo mica lasciarti così abbandonata, senza famiglia, ancora a lungo. Guarda che lei la famiglia se l'è trovata, perché ha 5 sposi manti. Sì, infatti. E il gatto. E la pianta. E il tizio nell'armadio che fa i vestiti. È vero. Già, come avrei fatto a sopravvivere? Meglio. Ora che ci penso, hai ricevuto il mio pacchetto? Quello del postino! Ah, è vero, è vero! Bellissimo! Bellissimo. Sì, non sono riuscita ancora a ringraziarti. Grazie mille. È strano, sai, l'hai mandato proprio al momento giusto. Sì. Guarda caso. Proprio quando Rosa ha perso suo figlio. Guarda, come se tu l'avessi predetto. O l'hai avvelenata. Sì. Una mamma sa sempre quando è il momento di fare queste cose. Cosa credi? Sono contenta di avere vostre notizie. Ah, tuo padre ti chiede di salutare da parte sua il professor Zaidi. È vero che erano amici. Ah, è vero che erano una tresca anche. Ecco con chi avevo la tresca allora. È vero, è vero. Non mi ci vedo a salutare il mio professore da parte di papà davanti a tutti gli studenti. Sarebbe un po' imbarazzante. Non più delle altre cose che fate. Sì, esatto. Ma scusa, poi non glielo puoi dire sul serio via messaggio? Quando vi trovate da soli nel suo appartamento. Cioè, non per forza di entrare a lezione dicendo salve professor Zaidi, lo sa che mio papà, di cui probabilmente è ficcato la lingua in gola, la saluta? Cioè, dire che qua non siamo nel suo root. Ah, beh, comunque è uscito nel senso. Sì, hai ragione. Tuo padre se ne farà una ragione, non ti preoccupare. Sicuramente, se no gli diciamo che l'abbiamo fatto anche se non è vero. Bene, ti lascio. Sì, ancora una cosa. Le lezioni procedono bene? Sì, molto bene. Ho parecchio lavoro, ma non ci sono problemi. Va bene, non esitavo a chiamarci quando vuoi. A presto. Sì, ciao mamma.
Ho messo giù. Nel frattempo ho ricevuto un messaggio. È Chani. Ciao, la rete is back. Quindi torno. Mia madre non voleva lasciarmi venire senza potermi contattare. Sarò lì nel pomeriggio. Le ho subito risposto. Non vedo l'ora. Ti aspetto prima della lezione del pomeriggio. Non c'era nessuna notifica di chiamate o messaggi ricevuti durante l'assenza della rete. Ah, vedi. Adesso cosa fa? Dice, oh mio Dio, prima non mi ha contattato. Esatto. Che poi il pensiero è, se neanche prima è la rete, non è che ti arriva una notifica di un messaggio che non è partito. Sì, infatti. Perché gli sms rimangono morti lì se non c'è rete. Sì, infatti. Non è WhatsApp che può rimanere, che prima o poi riparte. Sì, perché proprio il problema è che non, anche le chiamate non erano proprio partite. Sì, no, non c'era proprio niente. Come se tutti i tentativi di inviare messaggi in questi giorni si fossero volatilizzati. Sì, funziona così, tizia. Su dai, rischio di essere in ritardo. Comunque un messaggino a Priya, no, eh? È tornata, un bacino. Un sì, anche bacino. Tu, perché Priya sta pensando la stessa cosa di te, cara, eh? Non mi ha scritto. Probabilmente più, spero Priya sia un po' più intelligente in questo momento. Sì. Kelly, Erkel è quella classica persona che viene lì e ti dice, ah, non mi scrivi mai. E la risposta è, perché tu? Esatto. Andiamo vai a lezione. Con le Cox. Oh, un altro messaggio. Ho quasi perso l'abitudine. Non l'ha mai avuta. È Priya. Senti, è vero che le nostre stanze non sono lontane, ma sarà più facile parlare del più del meno dalle mie parti piuttosto che dover affrontare la tua terribile coinquilina. Ti auguro una bella giornata. A presto. Ma è un invito nella sua stanza o no? Perché sì, è molto vago. Ma ti sembra... Cioè, scusami, hanno ufficializzato che stanno insieme. Sì. Io non ho capito. Io avrei scritto solo, oh, ti vedi in camera mia così non a fare delle chiacchiere, visto che così non dobbiamo avere a che fare con la sua specie di diavolo, sì, ma Cerbero della tua stanza. Beh, non c'è neanche bisogno di parlare di Yelin, nel senso che ti va di venire da me, appunto. Sì. Boh, vabbè, forse voleva essere spiritosa, però... Boh. Mm. Un gran sorriso mi ha illuminato il viso. Ho subito risposto. Non le permetterò mai di prendersela con te. Spero di rivederti presto. Buona giornata anche a te. Ma lo sapete, è vero che potete tipo fare colazione insieme, pranzo insieme, cena insieme? Cioè, un po' esagerato, ma potete, perché c'è una mensa. Siete sì. Tutte e due parte dell'università. Sì. Questa cosa magica. Purtroppo dovrò passare le mie serate rinchiuse nella biblioteca civica con delle persone del mio corso di studi. Stiamo preparando un lavoro importante per la fine della settimana. Ma farò di tutto per liberarmi nel weekend. Non vedo l'ora. Continuo a dire che i pasti, beh, va bene, non sorvoliamo, perché ormai è una tiritera. Sì, non sì, hanno sì. Abitudini umane. Era proprio quello che mi ci voleva per iniziare la giornata nel miglior stato d'animo. Sapere che se mai è lunedì non vedrai la tua ragazza fino a sabato. Nonostante viva nella porta di fronte. Esatto. Bella merda per iniziare la giornata, ma va bene. Contenta tu. Sono andata a lezione d'inglese. Anche se gli ultimi avvenimenti sono stati pieni di emozioni, ho l'impressione di avere la carica fino alla fine dell'anno. Per l'amor di Dio, no. Scaricati a un certo punto e dormi. Esatto. Senza sogni. Ah no, in realtà erano divertenti quei sogni. Dormi tanto con quei sogni. Esatto. Perché c'è un ridere. La lezione è passata velocemente ed è già ora di pranzo. Ehi, vai in mensa. Vengo con te. E se io ti dicessi di no? Ciao, sì, ci stavo andando proprio ora. Tu Maroni, perché... Cioè, che bel inizio episodio. Prima non la vediamo per 5 giorni ed è piena di lavoro, quindi in teoria dovresti essere leggermente triste del fatto che la tua ragazza sì. È sobbarcata di lavoro. Poi incontri Melody, perché è la persona più amichevole con cui pranzare, Melody che probabilmente dirà, sai, Zaidi, e tu pensi, sai, Zaidi, che invece è... Dopo aver riempito i vassoi, abbiamo trovato un tavolo e ci siamo sedute tutte e due. Volevo dirti, per la presentazione sui vichinghi l'ultima volta. Già, non siamo state il duetto più dinamico della classe, ma ce la siamo cavata lo stesso. Quanto sei pessimista. La nostra presentazione è stata eccellente. Vuoi dire che la tua è stata eccellente? Esatto, cioè non darci dei meriti che non abbiamo. Esatto. A proposito, Chani sta bene? So che siete amiche, sono già un po' di giorni che non la vedo. Sì, dovrebbe tornare oggi. In teoria. Scusami un attimo. Prima Erkel ha detto che non vedeva Chani da un po'. Uh-huh. Però l'ha detto dopo aver detto che molte persone a causa del blackout non venivano più a lezione. Come se Chani fosse a casa a non fare una ciospola. Sì. Però in realtà Chani era via da sua madre. Però è bello perché la dolcetta all'inizio ha parlato come se non lo sapesse. Poi però quando Chani gli ha scritto guarda che
sono stata a mia madre, lei era la, ha risposto come se fosse, ah sì, lo sapevo, lo so, è bello sì. che torni oggi. Quindi non ha senso. È vero, non ha senso. Ma è Dolce Flirt, quindi non mi sorprendo. Non sapevo che tu conoscessi il suo nome. Non mi sembra di avervi mai viste parlare insieme. Ma che cazzo? Che cazzo di frase è? Siamo a più di metà dell'anno. Una persona... E poi non siamo nella stessa classe. Ma sì! Non è che passi inosservata, Chani. Ma uno, due, l'ha segnata assieme a Yelin. Anche solo sentire nominato il suo nome, quando sei in classe fai uno più uno. Poi è nostra amica, sai, noi ci conoscevamo, quindi magari se l'è fissata, ma cioè io proprio... E poi lei è la segretaria di Zaidi, saprà il nome di tutta la classe. In teoria sì. Ma poi, a prescindere da questo, ti sembra una frase da dire? Cioè, sei un caso umano. Se, se lei ti ha fatto la domanda riguardo a Chani chiamandola per nome, dai per scontato che lei conosca Chani. Cioè, il bello di bello, no, la cosa assurda di Erkel è che lei dice a volte delle frasi che tu pensi, perché ci sta a pensarlo. Mm-hmm. Però non le diresti mai ad alta voce. No, lei le palesa queste frasi. Beh, ecco, fa parte delle mie prerogative di assistente del professore principale. È normale che conosca il nome degli studenti. Ah, sì, è vero. Non ricordavo più del tuo ruolo di assistente. Si vede che non ne parli abbastanza. Ma, Erkel, cioè, io lo so che Melody ti sta sul cazzo, ma palesarlo così mi sembra un po' cattivo. L'ultima volta che hai collaborato col professor Zaidi è stato un po' di tempo fa, o mi sbaglio? Deve essere interessante questa scena se giochi il rutto di Ryan. Ma qua mi sa che questo dialogo potrebbe non cambiare nel rutto di Zaidi, ho questa vaga impressione. Io l'unica impressione è che qua potremmo dire Ryan invece che professor Zaidi. No, a me mi piace perché sembra quasi che noi sappiamo che Ryan gli piace, ma sappiamo anche che Ryan la odia, perché la considera uno stalker. E quindi noi tipo, sì, tu l'assistenza di Zaidi, sì, poi infili il coltello pian piano, poi dopo lo estrai e dici, quando è l'ultima volta che ci ha lavorato? Tempo fa? Con un po' di sale nella ferita. Esatto. Poi, sembrava, sai come quei personaggi stronzi dei, sì. delle serie TV? Ultimamente c'era molto lavoro da fare e la mia presenza non era particolarmente necessaria. Ma abbiamo un progetto insieme, me ne sto occupando in questo momento. Un progetto? Wow. Sì, perché secondo me nella mente di Melody c'è il progetto Ryan Melody. Esatto. Avere un figlio, sposarsi. E quindi il progetto è avere un figlio, esatto. In prima tappa. Quindi sto cercando di fare questo, solo che... Gli manca sì. la cioè, cosa secondo me per lei è certa che se rimangono solo in una stanza, Ryan tipo, oh mio Dio, mia dea, sposiamoci. E invece Ryan è... Dio mio, dov'è l'ordine di restrizione? Mi ha promesso di non parlarne, lo scoprirai presto. Ok. Spoiler, non sta con te. Abbiamo continuato a parlare. Continuate a parlare così, finisce che mi lanciate il cibo in faccia. No, alle posate, mi proprio che si accoltellino. Una bottiglia, adesso ti picco la bottiglia nel collo. Ho mangiato tutto il contenuto del mio vassoio. Ho mangiato anche il vassoio. Bene, andiamo a trovare dei posti per la prossima lezione. È ancora presto, approfitto un po' del bel tempo prima di venire. Dillo tipo, che non vuoi andare con esatto. lei a lezione. O di che devi andare a pisciare, non lo so. Poi rimani nel cubicolo più a lungo e lei esatto. dopo un po' dice, beh dai, intanto vado. Ok, come vuoi. Meno male, è finita sta panzana. Io spero che cada qualcosa. Obiettivo, esci! Sì, esci, chiudi! Ce ne hai detto che sarebbe tornata nel primo pomeriggio. Dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Oh, aspetta, com'è che si chiama? I cellulari, quella cosa che Dio. Scrivi. Oh, ma allora stai per arrivare, ti tengo un posto a sedere. Queste cose magiche. I telefonini, infatti, a me li ha fatti conoscere le Winx, sì. perché esistevano solo nel mondo della magia. È vero. Dopo 10 minuti l'ho vista vicino al cancello. Le sono andata incontro tutta contenta. Ciao! Ehi, sei raggiante! Sono io che ti faccio questo effetto o sono successe cose incredibili nel weekend e mi sono persa tutto? Ma non è possibile, come fai? Non ho neanche aperto bocca, devi assolutamente svelarmi il tuo segreto. Facebook, Instagram? Sì. Tanto ormai si scopre da lì la roba. Oppure è un buon intuito, cioè ci si legge sulla faccia che siamo contente. Non vedi che sono vestita da devo andare a un appuntamento fra poco, anche se il fra poco potrebbe essere fra 6 giorni? Sì. Sono esperta nell'arte divinatoria? L'ha detto con voce nasale, imitando lo stereotipo della chiromante da fiera. O una semplice mentalista. Non so cosa sia, non so se voglio sapere. Oppure comincia a conoscerti bene, decidi tu.
Su, vieni. Arrivi giusto in tempo per l'inizio della prossima lezione. Che non vedevi l'ora di seguire, che probabilmente sarà tipo... Quella di Zaidi. Oh mio Dio. No, non lo so. Pensa se le Bard. Scegli quale preferisci. Inglese di prima. Sì. È durata poco. Però Chani veramente è l'unico personaggio che si salva. Sì. Merda, è l'unico dialoghi che hanno senso. Sono felice che tu sia tornata. E due. Sto aspettando la terza. Oh, che carina. E non ti preoccupare per le lezioni che hai perso. Ho preso appunti anche per te. Grazie. Mi sono detta che un giorno o l'altro ti avrei rivista. Ma è mica morta, eh? Il professor Lebard ci è passato davanti ed è entrato nell'anfiteatro numero 2. Bene, direi che noi possiamo tranquillamente entrare nell'anfiteatro numero 1, che esatto. Qua si chiama Classroom 1 e anfiteatro 2. Accidenti, il prof è già qui. Sbrighiamoci. Ma tanto lui è la sua cocca, vedrai che non dice niente. Ah, sì. Stanno ancora tutti prendendo posto. Mi sono rivolta a Chani sottovoce. Ma vogliamo parlare del fatto che probabilmente abbiamo già parlato, ma nessuno se lo ricorda, il fatto che l'anfiteatro 1 è veramente un posto fighissimo. Questo qua sembra uno sgabuzzino fatto male. Sì. Probabilmente là dove fanno le riunioni, anche i convegni. Mm. Qua invece è proprio un'aula. Quindi non sei tornata subito perché tua madre voleva che tu restassi a casa, giusto? No, perché ti odia, che non vuole più vederti. Puzzi. Esatto. Già, si preoccupa sempre troppo. Sono in pensiero per la loro figliola? La piccola Chani che fa urbex e ogni sorta di strana esperienza? Mi guardo bene dal tenerli informati di questo genere di attività. Immagino, sarebbe buffo vedere la loro reazione. Beh, potrebbe dirgli cose peggiori, tipo «Oh mamma, vendo droga!» Mm. Ci siamo sedute verso la metà dell'aula. Comunque, potremmo organizzare una piccola serata tra noi stasera, così mi dai gli appunti dei corsi che ho saltato. Che ne dici? Sì. Così è, Erikel. Devi fare con Pria. E potrai raccontarmi il tuo weekend. Sento che muoio dalla voglia di farlo. E io muoio dalla voglia di saperlo. La tua coinquilina non c'è? Perché c'è mai stata. Non l'ho mai vista. È vero. No, dovrebbe tornare la settimana prossima. Ok, allora ci vediamo in camera tua stasera. Che... Rul tamburi è la porta a fianco a Bria. Scioccata. Perfetto. Il prof ha cominciato a parlare e abbiamo subito smesso di chiacchierare. Oh, noi siamo persone serie. Sai che mi ricorda le Bard, quel professore fantasma di storia della magia di Harry Potter. È vero, è Ah, non mi chiedere il nome, non lo posso sapere. Dopo 4 ore di lezione siamo uscite a prendere una boccata d'aria. 4 ore di le Bard? Ma è un crimine contro l'umanità. Sono contenta di essere tornata. Bene, perché noi no. Solo perché ci sei tu, Chani. Sì. Penso lo diciamo una volta almeno episodio. Forse anche 3. Il corso di arte antica che dura 4 lunghe ore ti mancava? Certo. Posso dormire 4 ore con gli occhi aperti e nessuno se ne accorge. Sai benissimo che ne ho un debole. Possiamo andare in camera tua se ti va. Cambiamo argomento che è meglio. Procacciati del cibo prima. Con piacere. Ah, mi sento molto meglio qui che nella mia cameretta da bambina a casa. Che intendi per la tua cameretta da bambina? Dubito che sua madre, se non sa che fa urbex, gli abbia permesso di rendere la sua camera tipo un set cinematografico di un film horror, visto che c'è un teschio alla parete. Mia madre non vuole togliere i mobili e tutte le cianfrusaglie di quando ero piccola. Quindi la mia camera è rimasta bloccata nel passato, come se avessi ancora 7 anni. È uno spasso dormire circondato da carta da parati con le nuvolette e i disegni di quando ero piccola appese alla parete. Deve essere proprio carino. Ma non riesco a capire. Abitavi da tua madre quando eri adolescente, giusto? Dove sono le tue cose? Intorno a noi. I miei gusti non sono molto cambiati da allora. Scusami, tu vuol dire che tutto quello che hai in camera adesso l'hai tutto lì? Comunque sto realizzando adesso una cosa. Allora, c'è la camera di Chani, sua inquilina, a parte che sembra mercoledì. Sì. L'hanno personalizzata un sacco. Poi ci siamo noi e Yelin. Che è standard. Sì, siamo molto standard. Ma secondo me non volevano... Hanno pensato... Ah, è la stanza da dolcetta, non sappiamo che gusti hanno le giocatrici, quindi è piatta. Però mi viene da dire, o mi dà la possibilità di personalizzarlo, o almeno la parte di Yelin fa qualcosa. Sì. Tipo tipo Yelin... È quello più che altro. Mettigli dei quadri di arte, o non lo so, il copriletto diverso. Loro hanno tutti i copriletti diversi, noi abbiamo Yelin l'abbiamo identico. Infatti è quello, cioè proprio non c'è personalizzazione per niente. Visto che ho preso tutto, mia madre ne ha approfittato per dar libero sfogo alla nostalgia. Sembra essersi molto legata a te. Lo è vero. Ci siamo sedute sul letto e le ho dato tutti gli appunti delle lezioni che avevo tenuto da parte per lei. Ti ringrazio tantissimo. Non c'è di che, è una cosa normale.
In ogni caso, sembri molto più in forma di quanto lo fossi il weekend scorso. Come se la tempesta fosse finita. Sapessi, sono successe così tante cose questa settimana, mi sembra quasi già passato un anno intero. Stuzzichi la mia curiosità. Chani ha messo la musica ed ha servito un bicchiere di spremute ed arance rosse. Non so neanche da dove cominciare. Dall'inizio? Di solito funziona. L'ultima cosa che so è che ti ho lasciata sola con Castiel. Oh mio Dio! Oddio, era quella dove ci fotografavano il culo? Sì. Oddio mio. Sembrava che avesse voglia di chiacchierare. Abbiamo chiacchierato. Siamo persino andati da lui a bere un tè. Ma la serata è finita lì. Ero sicura che voleva qualcosa di più, visto che ti divorava con gli occhi quella sera. Avevo altro a cui pensare. Altro? È successo qualcos'altro con qualcun altro. Cioè? Con qualcun altro e qualcun altro e qualcun altro. Esatto. All'improvviso ho un po' paura di dire a Chani che io e Priya stiamo insieme. Immagino che sia una ragazza di mentalità aperta sulla questione, ma... Che stupida, è la mia amica, capirà. Se c'è l'unica persona che ha senso qua è Chani. Quindi puoi dirglielo, ma... Priya? Adesso dirà, quella baldracca! Che è andata con quell'altra? Come ti è venuto in mente? Ti ha tradito! La pizza! Esatto. Con le patate! Ti ha tradito! Nonostante tutto, non mi vengono le parole. Beh, hai detto tutto. È successo qualcos'altro con qualcun altro. Priya. Tu e Priya? Ebbene, sì, lo so. Infatti abbiamo commesso un grave errore di valutazione, ma con le informazioni che avevamo a suo tempo era stata un'ottima scelta. Sì, infatti la prossima volta preferisco il droghiere. Sì. State insieme? Ufficialmente? Beh, ecco, tutto ancora un po' confuso. Non so che pensarne. Ma stamattina l'ha definita la sua ragazza! Oddio. Oddio mio, questo non ho ancora capito cosa vuol dire. Oh, Cristo santo. Ah, per l'amor del cielo. Va bene. Che disagio. Allora, Erkel, al posto di fare una tesi, che non so su cosa stai facendo perché già lì è un serio dilemma, apri l'enciclopedia e cerca la parola donna o femmina. Leggiti la definizione e poi guarda se Priya ha tutti i pezzi che servono per crearne una. O poi gli chiedi se si definisce donna o meno, così dopo devi studiare ancora, ma almeno capisci la base. La cosa sembra renderti felice, allora non vale la pena rovellarsi il cervello. Ho guardato Chani con un sorriso un po' inquieto. Sì, Chani, devi capire una cosa, che tu i neuroni fanno tutte quelle scossette elettriche che formano i pensieri, non neanche quello, quindi Priya e ragazza non si sono ancora collegate, ma ragazza in senso di donna. Sì. Io mi chiedo se fossimo tipo in Inside Out, dentro Erkel, che cazzo ci sarebbe? Niente, il deserto del Sahara. Sai le biglie? Sì. Cadono e fanno tipo bocce. Ah, ok. Sbattono contro di loro, ma non creano niente, fanno solo casino. Madonna santa. Goditi la vita, se siete felici insieme è tutto quello che importa. È solo che è la prima volta che... Lo so, è normale che tu ti ponga tutte queste domande. Sono felice per te. Prima mi sembra avere una brava ragazza. Grazie, Chani. Ecco, adesso sai tutto. Ma non so un cazzo. Va bene così, va bene. Confronto ai salti temporali di New Gen sono quasi più sensati. Sì, sì, piacevoli. E Rosa, l'hai rivista? Sì, sì. Diciamo che se la cava. No, comunque passiamo dalla padella alla brace. Sì, lo so. Qualcos'altro? Sono contenta di saperlo. Le ho raccontato le ultime vicende con Alexi. E che cazzo è successo con Alexi? Ok, ho fatto pace. È vero che ha litigato per via di Rosa. Ok, l'importante è sapere che state tutti bene e che nonostante il dramma le cose vanno meglio. Chani si è alzata con un'aria vispa. Sì, ha deciso di cacciarti fuori da lì perché sei l'uccello del malaugurio. Il confronto del telegiornale è una manna dal cielo. Durante il Covid. Ordinando le pizze. Oh, sì. Santa, sì, anche per me. Bianca, con zucchine. E prosciutto. Oh, salsiccia anche. Scaglie di parmigiano. La consegna è arrivata 30 minuti dopo la nostra chiamata. Abbiamo divorato le pizze sedute sul letto. Le nostre rispettive coinquiline non ci sono. Ho l'impressione che in questo momento l'università sia deserta. Se tutti hanno dei genitori come i miei, che si spaventano appena non riescono a sentirti per qualche giorno, è normale che siamo ancora tutti a casa da loro. È un bel po' che non vedo Yelin, in effetti.
Sei sempre allo stesso punto con lei? Sì, non ci siamo quasi viste. Perlomeno dopo le ultime discussioni. E tu? Non mi parli mai della tua coinquilina. Penso che sei tipo influente. Sì, esatto. Oh beh, sai, è sempre impegnata a militare per l'ecologia e passa le giornate a parlare alle sue piante. Posso dire una cosa? Sì. Se facciamo questa ha senso, ma se facciamo questa, mi sembra ormai un paio di volte che la dolcetta dà delle risposte a Chani che cambiano completamente l'argomento così. Sì, è possibile. Cioè, dando, cioè, lasciando a metà un discorso che stai facendo con Chani. E che secondo me ha messo sempre in queste merda di episodi, ha messo così tanta carne al fuoco che a un certo punto dicono: oh mio Dio, mi mancano solo due righe per finire la conversazione con Chani, sennò dopo ho finito le parole. E quindi tagliano. Ho capito, però c'è veramente. Se mi sembra la palla di merda, Chani. Mm. Vi capita di uscire insieme a prescindere dal fatto che sia la tua coinquilina? Non proprio. All'inizio dell'anno ci abbiamo provato. Concerti, urbex. Non mi sembra la tizia da urbex. No. Ma non siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ma secondo me, con la tua coinquilina, se non avete gli stessi interessi, al massimo può dire: guarda, ordina una pizza, la vuoi? Sì. Ti va del cinese? Una cosa del genere. Sì. Molto, molto scialla. Esatto. Tipo, guarda, ma pensate di andare per un gelato, vuoi venire con me? Esatto. Una roba del genere. È da tanto che non usciamo più insieme. Diciamo che cerco di mantenere buoni rapporti, ma non è una vera amica. Ma infatti è la tua coinquilina, cioè si tratta di essere umani. Ammiro il suo impegno, però è piuttosto chiusa alle opinioni altrui. Per poter discutere bisogna essere capaci di ascoltare gli altri. Sì, hai ragione. Infatti Erkel non ti sta ascoltando. No. Comunque è molto simpatica. Ok, ho capito. E poi sai, non ho mai avuto molti amici. Non lo considero un difetto, ne vado piuttosto orgogliosa. Quelli che ho sanno che possono contare su di me, anche se non ci vediamo molto spesso. Posso capirlo. Sei una piattola tu nella vita delle persone, non puoi dire che lo capisci. Tu fai parte dei miei amici più stretti, Erkel. Io e Chani abbiamo continuato a parlare un po'. Condoglianze. Mangiando le pizze. Ho preso il cellulare. Toh, un messaggio di Nat. Olè, il droghiere. Ciao, possiamo vederci giovedì sera? Ho risposto allo sguardo interrogativo di Chani. È Nathaniel, mi chiede se possiamo vederci. Oh? Ho risposto. Sì, non ho impegni giovedì. Va tutto bene? Sì, ho perso un braccio. È solo che vorrei parlare con te. L'ultima volta che ho cercato di farlo sono venuta al bar, ma era serata di gala. Non è mai il momento giusto, allora preferisco chiedertelo prima. Sai, funziona così di solito, se devi parlare di cose importanti. È sorprendente da parte di Nathaniel, ma forse ci è arrivato dopo un po'. Ho l'impressione di vederti discutere tra te e te. Sì, in un certo senso. Il mio motto è fallo, poi vedrai. È strano come motto. Dipende come lo interpreti. Tanto so già cosa risponderai. Si vede lontano un chilometro che sei troppo incuriosita per non volerne sapere di più. Hai ragione. E poi gli ho già detto che sono libera. Ma mi chiedo di cosa voglia parlarmi. Di quella cosa che devi parlare di continuo ma ogni volta ti tira indietro, però è importante. Esatto. Gli ho confermato di nuovo che ero libera e mi ha detto di ritrovarci all'entrata dell'università. Lo vedo giovedì. Su, fini alle nostre pizze. Abbiamo finito di mangiare, poi sono tornata in camera mia per andare a dormire. Mi fa un effetto strano passare in corridoio dicendomi che forse è Pria in camera sua. Sai, vero, Erkel, che gli passi davanti alla suddetta porta? Sì. Mi ha detto che deve studiare tutta la settimana. Ah, da un lato capisco, perché Pria gli ha già annunciato il fatto che studiava tutta la settimana, no, no. Quindi da un lato potrebbe o non esserci, oppure è tornata già collassata, quindi bussare alla porta potrebbe essere un po' bruttino. No, quello è chiaro. Però tutto il resto del tempo è una cazzata fotonica. Sì. No, no, ma io sono, cioè nel senso, in generale, tipo, Pria deve studiare col suo gruppo di amici, va bene, ci sta. Però vuoi dirmi che un pasto, una colazione, non riuscite a incastrarvi assieme? Sì, una cena, dovrà mangiare sta crista. Sì, cioè, boh. Cerco di pensare ad altro, gli ultimi sviluppi continuano a tornarmi in mente. Uno strano miscuglio in me, tra la voglia di vederla e stress totale, perché non so come comportarmi, cosa fare, cosa dire. Ed è davvero ridicolo. Non ho mai provato niente di simile. Ho preparato le mie cose per il giorno dopo e mi sono addormentata quasi subito, sprofondando in un sonno senza sogni.